Buongiorno e ben ritrovati a TG Master X. Inizia a delinearsi il quadro della nuova proprietà di Autostrade per l'Italia. La società, dopo il passo indietro della famiglia Benetton, diventerà una compagnia pubblica. Cassa Depositi e Prestiti acquisirà il 51% delle quote, mentre ad Atlantia rimarrà il 10%. Intanto vola in borsa il titolo della famiglia Veneta, che ha fatto registrare un più 26% nella giornata di ieri. E a proposito di autostrade, uno degli storici autogrill lombardi è in piena fase di restaurazione. Ci andiamo con Ivan Casati, che si trova sulla 8 all'altezza di Lainate, in provincia di Milano. Sì, Benny, buongiorno. Come accennavi, ci troviamo nell'area di ristoro Villoresi Est sulla 8 Milano-Varese, in corrispondenza dell'uscita Lainate-Arese. Quella che potete vedere alle mie spalle è la struttura che è stata soprannominata il vulcano dell'autogrill, realizzata nel 2013 e che subito si è imposta come un simbolo di riferimento, un punto di riferimento per tutti quei viaggiatori che abitualmente percorrono questo tratto autostradale. Ancora più celebre, in realtà, dalla parte opposta, oltre le cinque corsie dell'autostrada, è quest'altra struttura a forma di arco che vedete. È la cosiddetta piramide bianca, realizzata a partire da un progetto dell'architetto Angelo Bianchetti nel 1958, è diventata nel secondo dopoguerra italiano un simbolo di ripresa, di ripartenza, tanto da conquistarsi le prime pagine della prestigiosa rivista Life nel 1960. Ora, in questo momento, l'area al di sotto delle strutture ad arco è un cantiere aperto con lavori che si prevede termineranno nell'ultima parte di questo autunno del corrente anno. Ecco, gli affezionati a questo vecchio design però non devono temere, perché questi lavori impatteranno solo sull'edificio sottostante. La struttura della piramide non verrà toccata nelle forme e nelle linee, ma anzi verrà munita di un sistema di illuminazione supportato da pannelli solari nel nome dell'ecosostenibilità, così da poter diventare ancor più visibile anche nelle ore notturne. Insomma, un omaggio alla tradizione con un occhio al futuro. È tutto dalla 8 linea allo studio. Dopo mesi di chiusura, iniziano a riaprire anche le discoteche, però solo all'aperto. Collegato per noi da Firenze c'è Lucio Valentini, davanti alla manifattura Tabacchi. Ciao Benny, sono qua davanti alla manifattura Tabacchi, l'unica delle due discoteche che riaprirà quest'estate a Firenze. Sarà infatti solo la manifattura insieme a Villa Vittoria col suo Urban Park vicino alla stazione a riuscire a tenere aperto per quest'estate. Le riaperture in Toscana sono riniziate giovedì scorso in accordo col decreto del governo che lasciava larga libertà alle regioni di decisione. Solo che c'è stato un primo stop subito sul litorale toscano a Follonica, dove in conseguenza a un assembramento eccessivo di ragazzi all'ingresso della discoteca Tartana, quest'ultima è stata chiusa per 5 giorni. Si riproverà questo sabato. Qua a Firenze invece si inizia oggi e speriamo che le cose vadano più tranquillamente. A te la linea, da qua è tutto. Grazie Lucio. Gli account Twitter di Joe Biden, Barack Obama, Elon Musk e altre personalità note sono stati hackerati nell'ambito di una truffa sulle criptovalute. Sui loro profili è apparso un messaggio che chiedeva ai propri follower di investire Bitcoin in un fondo con la promessa di utili garantiti. Colleghiamoci allora con Daniela Brucalossi per sapere le notizie della settimana sul mondo di internet e della tecnologia. Sì, buon pomeriggio Benny. Qualche news dal mondo del tech, ancora un'altra vittoria dei colossi digitali sulle istituzioni europee. Il Tribunale dell'Unione ha infatti annullato la decisione della Commissione UE che aveva deciso che Apple doveva rimborsare all'Irlanda 13 miliardi di benefici fiscali. Secondo il Tribunale, la Commissione ha sbagliato a dichiarare che l'azienda di Cupertino ha avuto un vantaggio selettivo e quindi per estensione un aiuto di Stato. Sempre dall'estero c'è stata una svolta annunciata dal governo britannico. Il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei è stato escluso dalle forniture per la nuova rete 5G nel Regno Unito a partire dal 31 dicembre. La decisione è stata formalizzata dal Consiglio di Sicurezza Nazionale sotto la presidenza di Boris Johnson per essere poi annunciata in Parlamento. E invece dall'Italia 300 comuni italiani presto offriranno il wifi gratuito nei propri spazi pubblici. Il finanziamento arriva da Wifi for EU, un progetto europeo che promuove il libero accesso alla connettività in parchi, piazze, edifici,
pubblici e così via, e per realizzarlo l'Unione ha messo a disposizione ben 133 milioni di euro, elargiti tramite un buono di 15.000 euro versato agli enti locali che hanno partecipato nel corso degli anni al bando. Il garante della privacy invece ha multato le società di telecomunicazioni Wind3 e Iliad rispettivamente di 17 milioni di euro e 800 mila euro per trattamenti illeciti di dati legati prevalentemente ad attività promozionali. Gli utenti delle due compagnie infatti si sono lamentati di continue telefonate ricevute a fini promozionali oppure per l'utilizzo senza il loro consenso dei dati personali per finalità di marketing. E dal mondo tech questo è tutto, ti ridò la linea Benny. Come ha reagito il mondo dell'arte al coronavirus e quali sono le prospettive per il futuro? Lo chiediamo al gallerista Niccolò Mannini, intervistato per noi da Sofia Francioni. Per la sua profonda necessità di socialità, eventi e partecipazioni da parte del pubblico, l'arte è sicuramente una delle prime vittime sull'altare del coronavirus. Case d'aste e galleristi stanno attendendo la ripartenza a ottobre e intanto investono sul mondo del digitale. Ma sarà abbastanza? Ne parliamo oggi con Niccolò Mannini, proprietario della Galleria La Fonderia di Firenze. Ciao Niccolò. Ciao Sofia, buonasera a tutti. Com'è stato esporre l'arte con la galleria chiusa? Ma è stato un percorso molto difficile. Onestamente abbiamo cercato di implementare l'online, sia con piattaforme dedicate come Arzi, piuttosto che Artnet. E poi abbiamo cercato di implementare sia il sito internet, ma soprattutto i social, perché il difficile è stato rimanere in contatto con tutti i collezionisti e fruitori. Il pubblico come ti sembra che abbia reagito? Avete avuto delle interazioni? Siete riusciti anche magari a portare a termine degli acquisti? Sì, il pubblico, devo essere onesto, ha reagito molto bene. È piaciuto molto, ho avuto molti feedback, soprattutto di grandi collezionisti, anche esteri, che sono stati contenti di questo nuovo, diciamo, chiamiamolo salotto che abbiamo creato sul nostro social network e nel blog del nostro sito. Da qui sono nate anche discussioni, un vero e proprio angolo della galleria, quasi come se si potesse ricreare la visita dal vivo, la visita fisica in galleria. Tuttavia, le vendite ne hanno risentito molto, perché effettivamente noi siamo soprattutto per quanto mi riguarda, la nostra galleria ha un pubblico soprattutto del nord Italia e del europeo, e quindi ovviamente loro hanno sempre la preferenza a venire a vedere l'opera di persona, soprattutto quando si parla di prezzi oltre 1.500-2.000 euro. Quindi lì mi sono reso conto che c'è questo gap con i collezionisti. Tuttavia, devo essere onesto, appena finita questo periodo di lockdown, molti collezionisti sono riusciti a raggiungerci a Firenze. Quindi quello che non è stato fatto durante il lockdown è stato fatto dopo. Nel mondo dell'arte, già prima del coronavirus, comunque diciamo che il digitale aveva preso largo campo. Abbiamo assistito a delle mostre allestite interamente con delle riproduzioni digitali di opere originali. Te credi che in futuro il digitale possa sostituire la visione diretta dell'opera? È una domanda spinosa, perché secondo uno studio statunitense ogni fruitore dovrebbe passare almeno 8 minuti del suo tempo davanti a un'opera d'arte per poterne fruire appieno. Perché effettivamente, come dicevo prima, il dialogo deve essere molto serrato tra l'opera d'arte e il fruitore. Quindi con i mezzi che abbiamo ad oggi, secondo me, la fruizione online o comunque tramite fotografie, tramite video, non dà per niente la totalità dell'esperienza che può essere fatta dal vivo. Quindi non può sostituire, ma solo dare un'idea. Pensi che l'Italia, oltre al decreto Cura Italia, che comunque ha pensato a galleristi e artisti anche per l'indennità straordinaria di 600 euro, pensi che il governo abbia fatto abbastanza per l'arte in questo periodo? In realtà no, infatti anche con l'associazione di categoria che è l'ANMAC, che si sono mossi tramite lettere anche al ministro Franceschini, perché
Purtroppo l'Italia è uno dei paesi più indietro rispetto agli altri stati europei per quanto riguarda sia l'acquisto, il collezionismo, comunque la fruizione in gallerie d'arte delle opere. Quindi, secondo me, a mio parere, non è stato fatto abbastanza. Si conclude oggi la 33esima giornata di Serie A con i posticipi Torino-Genoa e Spal-Inter, ma colleghiamoci con Mauro Manca per fare il punto sul campionato. Sì, grazie Benny. La 33esima giornata di Serie A si è aperta martedì con il derby tra Atalanta e Brescia. Una goleada degli uomini di Gasperini che si sono imposti per 6-2, un Pasalic in stato di grazia, autore di una tripletta. La Dea momentaneamente sale al secondo posto in classifica a 7 punti dalla Juventus. Una Juventus che dopo la rimonta subita 2 giornate fa dal Milan, ne subisce un'altra in questa giornata a opera del Sassuolo, addirittura passato in vantaggio al 54esimo minuto con una rete di Caputo, prima che Alexandro, sugli sviluppi di un corner, rimettesse le sorti in parità. La Lazio si ferma ancora, finisce 0-0 la sua trasferta a Udine. La squadra di Simone Inzaghi non sa più vincere, sembra aver smarrito lo smalto che aveva prima della sosta forzata imposta dal Covid-19. Bottino pieno per il Milan che a San Siro batte 3-1 al Parma grazie alle reti di Kessié, Romagnoli e Calhanoglu e si mantiene in scia Europa League, mentre rallenta il Napoli che non va oltre l'1-1 in casa col Bologna. La Roma invece rafforza il quinto posto in classifica battendo 2-1 il Verona sul prato dell'Olimpico. Si tratta della terza vittoria consecutiva per gli uomini di Fonseca. Fondamentale la vittoria in chiave salvezza per la Sampdoria di Claudio Ranieri, che a Marassi riesce ad avere la meglio del Cagliari con un secco 3-0. Toglie un po' di castagne dal fuoco anche la Fiorentina, che al Via del Mare di Lecce si impone sui padroni di casa per 1-3. Lecce, che in questo momento occupa il terz'ultimo posto in classifica ad un solo punto dal Genoa, che stasera sarà impegnato in una sfida cruciale in chiave salvezza contro il Torino. Alle 21:45 scenderà in campo anche l'Inter, alla quale si prospetta una ghiotta occasione di agguantare il secondo posto in solitaria in caso di vittoria. Antonio Conte dovrà fare a meno di Romelu Lukaku per acciacchi fisici e Diego Godin squalificato. A te la linea, Benny. Grazie Mauro. E questa era la nostra ultima notizia. Per oggi è tutto da TG Master X. Appuntamento alla prossima edizione.